Intanto saluto l'onorevole Alfonso Bonafede, Movimento 5 Stelle, che si trova con noi. Buonasera, buonasera a tutti. All'aperto, ben arrivato, bentornato, anzi onorevole. Allora senta, il discorso e il Presidente della Repubblica, che da ieri è Presidente della Repubblica con tanto di giuramento, e certamente non vogliamo dire che adesso il Movimento 5 Stelle si schieri con il governo su ogni decisione, però diciamo che avete dimostrato un certo termine di apertura maggiore verso e la Presidenza e l'apertura, e l'apertura che abbiamo. Sì, è l'apertura che abbiamo sempre dimostrato nei confronti delle altre forze politiche quando c'erano dei momenti istituzionali importanti. Noi non abbiamo pregiudizi nei confronti del Presidente della Repubblica. Figuriamoci, semplicemente valutiamo e valuteremo il suo operato sulla base dei fatti, su quello che constateremo concretamente, anche considerando come criteri di valutazione proprio le parole del Presidente della Repubblica, sì, che ha voluto porre al centro del suo discorso elementi per noi importanti. Faccio alcuni esempi: la centralità della dialettica parlamentare contro l'abuso della decretazione d'urgenza, cosa che noi abbiamo sempre detto e che fino ad ora era rimasta inascoltata, la lotta alla corruzione e alla mafia come priorità assolute, il pluralismo dell'informazione come presidio di democrazia. Fino ad ora tutto questo era stato etichettato come antipolitica, se non addirittura eversivo, dal predecessore, il Presidente Napolitano. Oggi invece il Presidente Mattarella dimostra, ecco, almeno nelle parole che abbiamo ascoltato ieri, una di venire incontro. Noi abbiamo sempre detto vogliamo che il Presidente della Repubblica sia arbitro e non scenda in campo invece con la fascia arbitro di l'avete capitano. Suggerita voi a Renzi, adesso c'è il copyright per l'arbitro, no? Lo dico sorridendo. L'abbiamo suggerita, sì, l'abbiamo suggerita probabilmente al Presidente della Repubblica nelle tante battaglie che abbiamo fatto in questi mesi, e devo dire che è stata accolta. È stata accolta. Poi allora, al Presidente del Consiglio Renzi. Sì, sì, sì. Adesso ritorniamo ovviamente, la ringrazio onorevole Bonafede, ritorniamo sul tema. Il vostro punto di vista sul precedente Presidente della Repubblica lo conosciamo. Massimo, mio collega Massimo Leoni, per una domanda. Massimo? Volevo chiedere se questo distacco di Forza Italia dal cosiddetto patto del Nazareno poi apre una strada per un vostro ingresso, diciamo così, nella partita delle riforme costituzionali, se non della legge elettorale direttamente. Lì, se davvero le cose vanno come sembra oggi, si apre uno spazio grande, importante, di fare politica. Bonafede? Premetto che noi siamo qui per pensare alla soluzione ai problemi degli italiani e non per andare dietro ai cambi di umore che ormai sono praticamente anche più di uno al giorno di Forza Italia o degli altri partiti. In questi giorni abbiamo ascoltato tutto e il contrario di tutto. Nei fatti, secondo noi, non cambierà assolutamente nulla, tant'è che le dichiarazioni non sono mai nette, sono anche quella del consigliere di Forza Italia Toti è stata il patto del Nazareno è rotto per come l'abbiamo conosciuto fino adesso. Sono sempre dichiarazioni un po' grigie. Dal nostro punto di vista il patto del Nazareno è un patto che non dovrebbe esistere in una democrazia, che deve avere la trasparenza e la coerenza come principi alla base di ogni attività parlamentare. Detto questo, io voglio ricordare che noi ci siamo anche seduti a un tavolo, per esempio sulla legge elettorale, facendo richieste minime di buonsenso, che erano tra l'altro quelle rispetto ai quali, tipo le preferenze, i partiti negli anni scorsi si erano sempre dimostrati d'accordo. Ma fino ad ora le nostre richieste di apertura sono state totalmente inascoltate. Noi l'apertura però la intendiamo, capiamoci, in un dialogo trasparente, coerente, in cui noi manteniamo la nostra schiena dritta, non andiamo nelle stanze dei palazzi, non ci sottomettiamo a compromessi per avere posti di potere. Noi lo abbiamo fatto, guardi, anche con la candidatura del Presidente della Repubblica. D'altronde avevamo chiesto al Presidente Renzi
pensi di fare un nome o una rosa dei nomi che potessi, per poterla vagliare nei nostri metodi, che sono quelli anche di condivisione con la rete, e invece non è arrivato questo nome. Io vorrei sottolineare che fino ad ora il presidente Renzi non è stato costretto a parlare con Berlusconi, ci ha parlato per scelta, e direi una scelta assolutamente consapevole. Tutte le volte che le forze politiche vorranno dialogare con noi, noi sui fatti e sulle singole proposte siamo pronti. Un'ultima domanda, perché non dialogate tra voi? Perché insomma ci sono persone che se ne vanno dispiaciute, sbattendo la porta, o vengono letteralmente sbattute fuori. Pizzarotti oggi è visto come, mentre era partito, come il primo sindaco Movimento 5 Stelle, oggi è visto quasi come un nemico, perché le discussioni in famiglia non mancano neanche nel vostro movimento. Ribadisco un punto importante: noi siamo qui per risolvere i problemi degli italiani e non possiamo permetterci il lusso di perderci intorno a discussioni interne che non siano costruttive. Il nostro è un metodo democratico: noi ci riuniamo in assemblea e nell'assemblea la maggioranza vince e la minoranza invece rispetta la maggioranza. Questa è la base minima della democrazia. Se poi chi esprime un'opinione differente si sente frustrato per motivi suoi personali di fronte a un principio che è quello della maggioranza e della democrazia, e ha bisogno di uscire fuori, oppure legittimamente ritiene di non essere d'accordo più con la linea del movimento e decide a un certo punto di andare altrove, faccia pure. Ma vede, credo che gli spettacoli che noi dobbiamo risparmiare agli italiani sono proprio quelle delle minoranze di partito che fanno ricatti e che agli italiani non interessa assolutamente nulla. Lo vediamo con i Civatiani, lo vediamo con i Fittiani. A noi questi fenomeni non ci interessano, noi siamo qui per lavorare seriamente, lavorare sui temi come il reddito di cittadinanza o altri temi importanti. Va bene. Mi permetta di aggiungere un'ultimissima cosa. Ieri il Presidente della Repubblica ha sottolineato che la priorità assoluta è la lotta alla corruzione. Noi oggi, proprio in linea con il discorso del Presidente della Repubblica, abbiamo chiesto la calendarizzazione immediata in Senato del pacchetto anticorruzione. Il PD ha votato no rispetto a questa richiesta, ed era lo stesso PD che applaudiva ieri. Allora la ringrazio, onorevole Bonafede, Movimento 5 Stelle.